Bici anni 90 scassata da 100 euro più spese varie ed eventuali vista. Bici da trekking, trekking bike, touring bike con accessoriamento già della casa vista. Oggi vediamo una soluzione che ci permette di ottenere con più spesa, lo dico subito, ci permette di ottenere un mezzo che può andare dappertutto. E questa spesa è quella che ho fatto io lo scorso anno. Allora, lo scorso anno sono stato in Colorado, avevo bisogno di una mountain bike e contemporaneamente di una bici da cicloturismo. Quindi mi sono abbastanza esaurito nel cercare sul web una soluzione che potesse andarmi bene. Ho concluso che una bicicletta venduta così dalla casa è praticamente impossibile trovarla, quindi l'ho assemblata. Caratteristiche positive della mia Karate Monkey sono sicuramente le predisposizioni per i tre portaborraccia, la forcella predisposta per il portapacchi anteriore e eventualmente anche per i Gorilla Cage, la calotta sterzo predisposta per alloggiare il tubo di forcelle rigide ammortizzate che si trovano nelle bici da trekking, ma anche e soprattutto forcelle ammortizzate per la mountain bike più spinta, le cosiddette forcelle con il tubo conico. Un'altra caratteristica positiva sicuramente sono tutte le predisposizioni per il portapacchi posteriore. Questo telaio è adeguato per ruote da 27,5 pollici a sezione molto larga, fino a 3 pollici di sezione, quindi sono ruotone belle imponenti che io non credo utilizzerò mai. Proprio per questa caratteristica è possibile installare delle ruote da 29 pollici che ho scelto io, comprandole naturalmente a parte, e la sezione maggiore che si può raggiungere è di 2,3 pollici che ho già utilizzato, quindi ci stanno. Tra le caratteristiche negative che voglio subito evidenziare sono la mancanza di predisposizione per fissare i nostri amati V-brake, questo telaio predisposto per installare freni a disco. Un'altra cosa che non mi piace molto, ma che è ammortizzabile con l'utilizzo di adattatori che si trovano in commercio, il nuovo standard di larghezza della forcella che è 110 mm anziché 100, e al posteriore abbiamo sempre una larghezza che è di 148 mm. Il cosiddetto standard boost. Vero è che comunque Surly ha predisposto la parte posteriore con la possibilità di installare sia i 148 che i 142 che con dei particolari adattatori anche il quick release classico. Quindi diciamo che questa parte che io metto tra le cose negative è comunque aggiustabile. Il telaio secondo me è ultra performante, è in acciaio, è davvero comodo. Detto questo, la mia Karate Monkey terminata lo scorso anno, ma che ancora necessita di un paio di ritocchini, è una bici che secondo me può veramente andare dappertutto. Andiamo nei prossimi video a vedere quali componenti ho installato, poi ognuno si fa le proprie idee e si trova le proprie soluzioni e vedrete che alla fine di tutto, con bici terminata, completa come è adesso, potremo arrivare anche in Australia.